Ciao, sono Eleonora, ho 25 anni, faccio l'attrice, ho avuto un percorso di formazione abbastanza classico, nel senso che ho fatto una scuola qui a Torino, di 4 anni di teatro e adesso sono 2 anni che diciamo provo a lavorare, ho fondato una mia compagnia teatrale, lavoro nel teatro ragazzi e anche proprio invece nel teatro più classico per adulti. Tengo corsi nelle scuole di teatro che mi piace molto, nel senso che è un modo molto importante anche di capire come viene percepito il teatro nelle nuove generazioni e permettere anche nuove punti di contatto, empatie con i bambini, con i ragazzi che sono una fonte primaria di energia e creatività. Avere a che fare con il personaggio di Socrate per un'attrice è molto stimolante, nel senso che comunque da una parte io mi porto dietro quella che è la mia esperienza scolastica, quindi di studio di una personalità storica, e dall'altra invece mi trovo in un contesto nuovo, appunto quello di un film dove Socrate è stato sì rivisitato, però d'altra parte appunto rappresenta un po' diciamo anche l'uomo moderno di fronte a una delle contraddizioni forse più importanti che noi ci troviamo a vivere, la contrapposizione appunto tra quella che è la responsabilità individuale e quindi anche gli ideali che muovono alla fine una persona nella propria vita, e d'altra parte invece quelle che sono poi le paure di ogni persona. In questo caso appunto Socrate si trova a dover scegliere tra appunto perseguire il suo ideale di giustizia e invece la paura, come di tutti, in questo caso della morte, ma altresì della prigionia. Mette in gioco tutte queste carte e attorialmente uno dovrebbe cercare di far venire fuori quella che è la contraddittorietà, no? Dell'uomo. Non posso dire qual è il ruolo che interpreto nell'ultima notte perché, diciamo, rimarrà un mistero. Se voi conoscete un po' Platone o comunque come il personaggio di Socrate viene trattato nei testi platonici, saprete che non ci sono molti ruoli femminili, quindi rispetto all'idea invece della location in cui gireremo, ovvero lavorare appunto all'interno di un carcere vero e proprio, quindi non nella finzione cinematografica ma nella realtà, ma è sicuramente uno degli aspetti più stimolanti del lavoro, nel senso che da una parte dà delle suggestioni sicuramente notevoli da un punto di vista attoriale, e d'altra parte no, è molto importante anche perché siamo riusciti appunto a ottenere una sorta di collaborazione e questo è molto interessante. La situazione delle carceri è rappresentativa della giustizia di uno Stato, per cui il fatto di poter portare il teatro, comunque la cultura, quello che per noi è comunque cultura in questo caso, è fondamentale, e anche la possibilità di cooperare, come sta venendo fuori, molto interessante, speriamo. Allora, adesso io vi saluto e ho dimenticato cosa devo dire? No, devo dire di seguire assolutamente quelle che sono le novità dell'ultima notte sul nostro sito e di iscrivervi al nostro canale YouTube, l'ultima notte. Insomma, siamo tutti desiderosi di vedere come andrà avanti il progetto, anche voi sicuramente. Fine. Magnifico. Immagino.